Bentornati sul canale YouTube di CellulareMagazine.it, sono Luca Figini e da quello che potete vedere sono insieme ai nuovi iPhone. In realtà poi la famiglia qui è molto più allargata perché partiamo dall'iPhone 5S, 6, 6 Plus e chiaramente l'iPad mini Retina. Perché li ho messi tutti in fila? Ma insomma, per farvi vedere un po' da dove si è partiti, dove si è arrivati e un paragone sulle dimensioni rispetto al tablet più piccolo di quelli di Apple, che questo è il iPad mini Retina, come vi accennavo, non è l'iPad Air che è leggermente un po' più grande, insomma. Però insomma il concetto è questa famiglia che si sta segmentando e allargando, anche perché il 5S è comunque rimasto a listino. Sono stati introdotti il 6 e il 6 Plus e l'iPad seguono la loro vita. È un gioco magari, però anche insomma, per chi ha visto dal vivo l'iPhone 5S e l'iPad mini Retina e non ha ancora visto dal vivo i due nuovi iPhone 6, è anche un modello per paragonare, per farsi un po' l'idea, la vista anche sulle dimensioni che questi telefoni hanno. A questo punto io toglierei l'iPad mini, che tanto è solo per gioco, e farvelo vedere, e inizierei a concentrare l'attenzione sui tre iPhone 5S, 6 Plus. Cosa ha cambiato? Beh, il display. Chiaramente il display è la prima caratteristica che balza all'occhio, perché si è passati da 4 pollici delle iPhone 5S a 4,7 pollici dell'iPhone 6 a 5,5 pollici dell'iPhone 6 Plus. In realtà, pur essendo rimasto Retina il display, quindi Retina è questo concetto che viene detto per sottolineare il fatto che i pixel sono ultra densi, quindi non si vedono seghettature sui caratteri, i profili sono perfettamente arrotondati. Ecco, il display Retina è rimasto fondamentalmente uguale come approccio, poi vi dirò la risoluzione, ma in realtà i 6 e il 6 Plus hanno il Retina HD. Perché? Perché se la risoluzione dell'iPhone 5S era di 1136x640 pixel con una densità di 326 pixel per pollice, quella del 4,7 pollici, quindi dell'iPhone 6, è di 1334x750 pixel e la densità è rimasta sempre di 326 punti per pollice. Invece, e quindi questo è leggermente superiore all'HD, che è 1280x720. Invece l'iPhone 6 Plus ha un display full HD, quindi 1920x1080, con una risoluzione, con una definizione di 401 punti per pollice, quindi è a circa un'ottantina di pixel per pollice maggior rispetto agli altri due iPhone, quindi al 5S e al 6. Non solo, il display dell'iPhone 6 e 6 Plus è diverso. Perché? Perché sono intervenuti sulla costruzione, quindi ancora più diciamo a filo della cornice, quindi si vede ancora meno lo scalino, ma soprattutto Apple è intervenuta per massimizzare l'angolo di visuale, il contrasto, la definizione dei colori che Apple dichiara coprire il 100% del campo RGB, e hanno cambiato la costruzione perché i pixel, per poter fare in modo che si vedano anche con angoli di visuale piuttosto estremi come in questo caso, sono stati costruiti sono stati allineati con una tecnologia che è detta doppio dominio, ovvero mentre nel iPhone Retina, nell'iPhone 5S che ha display Retina, i singoli punti sono allineati perfettamente, nel 6 e nel 6 Plus i punti del display sono leggermente sfasati una riga rispetto all'altra. In questo modo, di fatto, cosa succede? Che, come vi dicevo, aumenta l'angolo di visuale, perché quando si orienta il display, quella sfasatura relativa da una riga verso l'altra aiuta a mantenere elevata la visualizzazione, ovvero di fatto cosa succede? Che i colori rimangono stabili, quindi non c'è quell'effetto che cambia il colore, e anche la luminosità non accenna a calare. Questo dice Apple per fare in modo che anche i vostri amici, quando sono leggermente di lato, possano vedere meglio le immagini. Mettendolo alla prova, i due, vedete che, come dicevo prima, il nero è molto profondo, decisamente, e il bianco, che è uno
degli elementi che può in qualche modo differenziare questa caratteristica del pixel a doppio dominio, in realtà il bianco è molto bianco. Adesso la temperatura è leggermente diversa dall'iPhone 6 a 6 Plus, probabilmente per un'impostazione e anche per il tipo di pannello, però il bianco è decisamente luminoso e non ha chiari, non ha elementi che in qualche modo possono virare verso l'azzurro, verso l'ocra, come in realtà si nota in altre tipologie di pannello. Questo per dirvi che la qualità di visuale dell'iPhone 6 S Plus è nettamente aumentata rispetto all'iPhone 5. Non è un caso che Apple sottolinei questo aspetto dei display, e non è nemmeno un caso, se vogliamo metterla in questo senso, che insomma sul display si gioca la vita futura dell'iPhone 6 e dell'iPhone 6 Plus, perché solo per avere non solo una qualità costruttiva differente, diversa, adesso la vedremo, ma soprattutto per avere un display maggiore è dovuto garantire un'esperienza di utilizzazione, di utilizzo che sia quantomeno paragonabile, in questo caso superiore a quello precedente, e ha raggiunto l'obiettivo, cioè la qualità dei colori è perfetta in ogni situazione, soprattutto nella parte fotografica e quant'altro. Vediamo un po' come sono fatti gli iPhone. Allora, l'iPhone 5S pesava 112 grammi, il 6 pesa 129 grammi, il 6 Plus pesa 172 grammi. Questo per dirvi che sono cambiate le dimensioni, ovvero il 6 Plus è alto 158,1 mm, il 6 138,1 mm, quindi ci sono circa 20 mm di differenza, il 5S 123,8 mm. La larghezza è di 77,8 per il 6 Plus, 67 per il 6 e 58,6 per il 5S. Lo spessore è 6,9 per il 6, che è un record, 7,1 per il 6 Plus e 7,6 mm per il 5S, ovvero è cambiata. I due nuovi iPhone sono leggermente più sottili rispetto alla vecchia generazione top di gamma, il 5S. È cambiata la qualità costruttiva, nel senso che ora vi faccio vedere il 6 Plus, ma è fondamentalmente il 6 più grande. Poi entriamo in dettaglio sulla differenza di questi due telefoni, perché anche tra il 6 e il 6 Plus ci sono delle piccole differenze costruttive. Cosa è cambiato nella sesta generazione, nell'iPhone 6? Allora, è cambiato che il corpo posteriore è completamente realizzato in alluminio, a parte questi segmenti per le antenne, per il resto è un corpo fondamentalmente in alluminio satinato, su cui si innesta questa superficie arrotondata del display, perché il display è perfettamente arrotondato alla corrispondenza dei bordi, quindi la qualità di impugnatura è elevatissima. In modo particolare con il 6, che è ancora più sottile, è ancora più piccolo, la qualità di utilizzo, la maneggevolezza è nettamente superiore, anche perché i bordi arrotondati permettono una presa perfetta. Cosa è cambiato ancora rispetto al 5S? Il tasto di accensione e spegnimento di standby era posizionato in alto. Nell'iPhone 6 è posizionato di lato. Perché? Perché Apple ha ritenuto che, prendiamo in questo caso l'iPhone 6, ha ritenuto che fosse più comodo come posizione. Devo ammettere che condivido pienamente la scelta. Sempre sulla parte sinistra sono rimasti il tasto per il mute o per il blocco display che potete impostare e il bilanciere per il volume. Nella parte inferiore sono rimasti praticamente il jack da 3,5 mm, il microfono aggiuntivo per la riduzione dei rumori, la porta Lightning e la feritoia per l'altoparlante. E fin qua siamo rimasti sulla parte costruttiva. Parte costruttiva ci siamo dimenticati di dire, anzi mi sono dimenticato di dire, che sempre sul retro trova posto la fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel è rimasta fondamentalmente uguale nell'audio, cioè 8 megapixel con un fuoco di 2,2 e una dimensione pixel pari a 1,5 micron. È la stessa, l'iPhone 5S, i 6, i 6 Plus hanno lo stesso sensore. Il flash è dual tone esattamente come il 5S, in più hanno aggiunto le funzioni per fare in modo che a livello software sia ancora più veritiero il colore quando si attiva il flash. Quello che è cambiato è un altro aspetto. Cosa è cambiato? Che l'iPhone 6 Plus
rispetto al 6 e al 5S ha lo stabilizzatore ottico d'immagine, ossia quando si scattano le foto lo stabilizzatore muove leggermente la focale, quindi l'obiettivo e il supporto dove è sistemato il sensore, in virtù delle vibrazioni dei piccoli movimenti che il giroscopio e il processore percepiscono nell'impugnatura. Questo permette non solo di tenere scatti migliori in qualunque situazione, ma soprattutto al buio, che sono le condizioni migliori perché di fatto mettono a dura prova il sensore e chi scatta, perché deve tenere lo smartphone perfettamente stabile per evitare i soliti effetti di mosso oppure per evitare che la qualità decresca in modo evidente. Ecco, con questa soluzione dello stabilizzatore ottico che opera in sinergia con il resto dell'hardware, con il processore di movimento M8, con il processore e con il giroscopio, permette di avere scatti perfetti. E fin qua abbiamo la parte fotografica, perché è diversa rispetto allo stabilizzatore o comunque all'approccio software che è stato attuato finora, che ovvero prendeva una serie di scatti e li combinava per fare in modo che venisse uno scatto ideale anche in condizioni un po' difficili. In questo caso ci pensa l'hardware, questo è il messaggio fondamentale. Altra differenza è il processore. Il 6, quindi 6 e 6 Plus, hanno l'Apple A8, è un dual core a 1,4 GHz. L'iPhone 5S ha l'Apple A7 dual core a 1,3 GHz. Sono rimasti 64 bit, è cambiata la parte grafica. Nel 5S c'era un PowerWare GX6430 quad core, nel 6 e 6 Plus c'è il PowerWare GX6450, sempre quad core ma capace di generare un numero superiore di triangoli, quindi di elementi grafici, in modo da supportare maggiormente i software di nuova generazione che sono molto più esigenti, e in modo anche per supportare i display Full HD, la risoluzione maggiore del 6 e Full HD del 6 Plus. La parte fotografica, accenno alla parte grafica, perché la parte fotografica del 6 e del 6 Plus può registrare video in Full HD, quindi 1080p, a 60 fps in modalità standard o a 240 fps in modalità timelapse. Cosa significa? Significa che i video in Full HD a 60 fps permettono di sfruttare al massimo le capacità di riproduzione dei televisori Full HD moderni, quindi tipicamente non si vede nei movimenti, non si vede l'oggetto sparire leggermente quando c'è un movimento veloce, come nel caso, non so, di un pallone calciato. Ecco, a 60 fps sono presi esattamente tutti i movimenti in maniera discreta e non ci sono piccoli saltelli. La moviola a 240 fps, quindi sempre Full HD, significa che è possibile eseguire effetti di moviola, proprio di video rallentati, con una definizione maggiore e con un movimento molto più naturale rispetto a quello che era possibile fare finora. Termino la parte descrittiva relativa al confronto dei tre modelli per dirvi che la fotocamera frontale è rimasta da 1,2 megapixel, è rimasto il Touch ID nella parte inferiore, si nota perché la ghiera è colorata con lo stesso colore del dorso, in questo caso è oro, in questo caso è argento, c'è anche in color grigio, antracite, insomma scuro. È totalmente diversa la batteria. La batteria dell'iPhone 5S era da 1560 mAh, la batteria del 6 è da 1810 mAh, la batteria del 6 Plus è da 2915 mAh. Insomma, la batteria del 6 Plus promette, e ve lo saprò dire appena eseguo un po' di test di durata, la batteria del 6 Plus promette prestazioni super. Tant'è vero, per esempio, che l'ho acceso stamattina, sto ancora facendo il ripristino del backup dei dati del cloud, da stamattina circa alle 11 che lo sta eseguendo, in 6 ore... considerando che sta scaricando a tutta potenza circa una cinquantina di gigabyte, ha perso più o meno, era il 90%, ha perso più o meno il 40% di autonomia, che non è poi così tanto, se si pensa che nel caso dell'iPhone 5S, ho acceso stamattina, non ho fatto granché, è al 55%. Questo già vi dà una misura, poi la misura la oggettiveremo. Misura oggettiva invece che ci fornisce il software Benchmark OS. Ho eseguito dei benchmark, così giusto per avere
punto da cui partire per parlare di come è stato migliorato l'hardware, ebbene l'hardware è stato migliorato in maniera sostanziale, perché il 6 Plus ottiene 1378 punti, il 6 normale 1428 punti. Si noti come la differenza sostanziale in realtà è una parte del sistema, probabilmente incide un po', probabilmente anche la grafica in qualche modo. Il 5S si ferma a 1072 punti, e anche in questo caso il sistema è un punteggio buono, ma nella media dei top di gamma. Quelli che fanno veramente la differenza sono il 6 e 6 Plus, perché proiettano nettamente in avanti le prestazioni. Basti pensare per esempio che l'S5 allo stesso benchmark fa 1125, il G3 1123 entrambi, 1123 il G3, 1123 l'S5, 1103 l'M8 e 1031 il Nexus 5. Dati, insomma, è il nostro benchmark che usiamo anche sul cellulare magazine, in qualche modo per avere un confronto oggettivo su quello che è il hardware nuovo, confronto oggettivo che va fatto anche sulle capacità, perché il 6 e il 6 Plus sono proposti a 16, a 64, a 128 GB di storage. Il 5S è proposto attualmente a 16 e 32 GB, però quando è uscito, in questo caso, questo è il modello dell'anno scorso, era anche disponibile a 64 GB. I prezzi sono stratosferici. Da 839 a 1059 euro per il 6 Plus, da 729 a 949 euro per il 6. 949 euro era il prezzo del 5S 64 giga che vedete qui riprodotto. Ok, abbiamo finito la parte, diciamo, descrittiva dell'hardware, del confronto con tra vecchia e nuova generazione. Già che siamo, vi faccio vedere anche il pacchetto. In questo caso vi faccio vedere il pacchetto del 6 Plus. Come notate dalle dimensioni, cosa contiene il pacchetto? Intanto è molto stiloso, mettiamolo in questo senso, perché c'è solo la silhouette dell'iPhone, non c'è la foto come in passato, c'è scritto iPhone di lato, ma in realtà è un pacchetto bianco, a parte chiaramente le informazioni di legge, però è divertente. Vassoio per inserire l'iPhone, il classico manualetto con la spilletta per aprire il vano, gli adesivi, manuali e le istruzioni di primo acchito, caricatore USB, cavo USB Lightning e gli auricolari classici, quelli che abbiamo già visto anche sul 5S. Altre novità, allora, concentriamoci, vi lascio qui comunque in bella vista l'iPhone 6, ma mi concentrerei sull'iPhone 6 Plus, perché è quello che ha il display più grande, è quello che secondo me segna nettamente il passo rispetto alla generazione 5S, ed è quello che fondamentalmente è il concentrato reale di innovazioni per il processore, per il display, per il sistema operativo che adesso vedremo, per lo stabilizzatore ottico, per la parte fotografica, per tutto quello che è il nuovo iPhone 6. Questo secondo me è il vero concentrato. Dopodiché bisogna ragionare sulla dimensione, insomma, l'iPhone 6 Plus è bel padellone, insomma, è grande, ma garantisce un'esperienza di utilizzo e di visualizzazione che è super veramente. Quando ritornate indietro sul 5S sembra di avere in mano un giocattolino in confronto. L'iPhone 6 è molto più maneggevole, è più piccolo, è a misura di mano. E ecco, a misura di mano, allora, noi eravamo abituati a utilizzare, e ci è sempre stato detto che che la dimensione del display da 4 pollici della serie 5, 5C, 5S era studiata apposta perché tutte le funzioni venissero utilizzate con una mano sola e col dito che potesse raggiungere da un punto all'altro della diagonale. Come si fa con, per esempio, col 6 Plus? Semplice, due tap sul sensore biometrico, quindi sul tasto home. A questo punto si abbassa l'interfaccia ed è tutto più semplice da utilizzare. Quando vi serve lo display della parte bassa vi basterà tenerlo così, quando dovete utilizzare la parte alta vi basterà fare il doppio tap, che tra l'altro funziona anche all'interno dell'applicazione, funziona all'interno di una serie di altre funzioni. Ovunque voi siate potete fare il doppio tap per abbassare la parte del display e quindi essere più semplicemente più accessibile le icone che sono alla parte alta. L'iOS 8 sull'iPhone 6 Plus è leggermente modificato, adattato, supporta la visualizzazione in orizzontale, ma soprattutto per esempio supporta la visualizzazione dei
delle mail esattamente come sull'iPad, quindi con la parte laterale con le mail ricevute, e nella parte destra c'è il corpo dell'email. Per farvi un esempio, il software tradizionale, quando lo girate, gira automaticamente la mail, non mi fa vedere la parte laterale. Ancora una volta, che differenza c'è di leggibilità, vi chiederete, fa il display da 5,5 con da 4,5 pollici? Questa è molto più semplice da vedere. Giusto per farvi un confronto, visto che ce l'ho qui, vi faccio vedere anche come si vede con l'iPhone 5S, così avete anche in questo caso un confronto. Ecco, insomma, la più ampia superficie del display da 5,5 pollici, la risoluzione Full HD, vi permette un utilizzo che, vabbè, non è quello di un tablet, ma insomma potete tranquillamente in condizioni di mobilità fare a meno dell'iPad e continuare a utilizzare l'iPhone 6 Plus, perché sia a livello software sia a livello di leggibilità è molto simile. Non è un caso che abbia installato per esempio Kindle per poter leggere i libri, ma anche leggere le mail è una vera gioia per gli occhi, perché insomma è notevole. È un phablet, quello che una volta si chiamava phablet oggi si chiama una smartphone, perché per Apple è uno smartphone, però è questo l'iPhone 6 Plus. Altra differenza, diciamo, chiamiamola in questo modo, di leggibilità si ottiene con i siti web. Io ho aperto il nostro sito web e nettamente la visualizzazione è, adesso io sono collegato alla wifi, va lento, non perché va lento il telefono, ma perché sta scaricando, come dicevo prima, tutti i giga del mio backup su iCloud, sono una cinquantina tra applicazioni, dati personali, mail e quant'altro, per cui la rete in questo caso è full perché sta scaricando questo tipo di informazioni. Però anche questo, vedete, messi vicino, 4,7 pollici, 5,5 pollici, i 0,8 pollici in più non solo si concretizzano in una risoluzione superiore, ma anche in una leggibilità maggiore, perché la pagina è prodotta in maniera più grande in virtù del display. La generazione iPhone 6 comprende come sensori, oltre al giroscopio, al coprocessore M8 per rilevare i movimenti, che poi interagisce con l'app Salute, per cui durante la giornata, se voi attivate l'app Salute, vi misura i passi, vi misura le altitudini che percorrete, perché c'è anche un barometro. Quindi per esempio, se fate le scale, se salite all'ottavo piano, poi scendete, vi fa vedere anche le differenze a livello di altitudine che avete raggiunto durante la giornata. La funzione di zoom ve la faccio vedere, è un'altra di quelle funzioni che sono state, diciamo, introdotte nell'interfaccia di iOS 8. Quella che vedete è la vista standard. La vista zoom cosa fa? Aumenta le icone, infatti fa uno zoom dei caratteri, di tutte delle icone presenti sul display, dei font, di quant'altro, imposta, usa con zoom. E quindi, soprattutto magari col display da 5,5 pollici, per evitare, adesso sta impostando tutto, per evitare che di strizzare troppo gli occhi, ecco impostata, potete utilizzare questa, che di fatto vi crea un ambiente un po' più grande, un po' più a portata rispetto ai caratteri fini che potreste avere. I font sono più grandi, le icone sono più grandi, questi sono più definiti, anche le telefonate, insomma è tutto un po' più gigantesco rispetto alla impostazione tradizionale. Io direi che per questo primo approccio, chiaramente tutto quello che vi posso vedere è a livello di iOS 8, però iOS 8 l'abbiamo già visto in passato, cioè è la nuova versione di iOS, quindi con una serie di novità, soprattutto a livello di sicurezza, che sono sostanziali, ma sui quali magari ci concentriamo in modo un po' più diretto, facendo una comparativa magari tra iOS 8 e Android, quando uscirà Android L, perché di fatto questo è la parte hardware, l'abbiamo descritta, la parte software è quella che potete avere dall'iPhone 4S in poi, aggiornando iOS alla 8, a parte le funzioni che dicevo di utilizzo con una mano sola, o in questo caso nel forse in plus, quando girate il display e avete la visuale in verticale con i messaggi di lato. Quale comprare? Questa è la domanda fondamentale, sto traccheggiando, perché in realtà non,
La domanda ha una risposta multipla, non c'è una risposta sola, 6 o 6 plus, 6 plus o 6, insomma, intanto dipende da quello che avete già in mano, perché se avete l'iPhone 5S e volete a tutti i costi cambiare telefono, beh, andate sul 6 plus perché è quello che sensibilmente, concretamente, plasticamente determina una differenza sostanziale della nuova generazione. Questo è comodo, probabilmente è quello che utilizzerei di più io, perché? Perché il mio benchmark è il taschino della giacca, il taschino dei jeans, e questo entra perfettamente nelle tasche perché è leggermente più grande dell'iPhone 5S, è grande più o meno quanto un S5 per intenderci, e quindi è molto più maneggevole. Il 6 Plus è meraviglioso, è quello che veramente concentra al massimo le ambizioni di Apple, anche di novità tecnologica che propone, novità in senso di anche un nuovo modo di intendere l'interfaccia che finora era un po' latente e adesso si sta man mano sviluppando, perché per esempio ci dicevano che stanno lavorando con gli sviluppatori per fare in modo che le app siano sempre più integrate nel sistema operativo, quindi che non siano solo dei pilastri appoggiati all'interfaccia, ma che possano interagire sempre maggiormente sia con le app presenti sia con il sistema operativo in senso stretto. Quindi per esempio nella parte fotografica sarà possibile utilizzare le app di modifica, non solo quelle previste da Apple, ma tutte quelle che decideranno di integrarsi in questo modo. In questo caso non ne ho installata neanche una, ma chiunque voglia aprirsi all'ambiente di iOS, qualunque sviluppatore potrà fare in modo che la sua app sia parte integrante del sistema operativo, come è già successo nel caso delle tastiere. Ora io mi trovo bene con una tastiera di Apple, ma ci sono swipe, ci sono tantissime altre tastiere opzionali nell'App Store. Quindi in ultima analisi io tenderei a comprare il 6 Plus rispetto al 6. Il 6 è più maneggevole, più piccolo, però il 6 Plus ha molte più novità, ha un display che è super, che non vi fa rimpiangere nemmeno il tablet quando siete in mobilità, lo potete utilizzare tranquillamente sull'aereo, sul treno per leggere i libri, ed è uno smartphone veramente nuovo, nel senso che a parte la differenza di display è ovunque trovate tutte le novità dell'iPhone, le trovate nell'iPhone 6 Plus, anche per via dello stabilizzatore ottico. Ho fatto delle foto in condizioni di scarsa luminosità, in condizioni un po' strane, e devo ammettere che lo stabilizzatore ottico fa la differenza. Poi dopodiché vedete voi, insomma, comunque a parte la dimensione, l'unica cosa che può bloccarvi è la dimensione, perché questo è veramente display, uno smartphone generoso, sta in tasca, sì, sta nella tasca della giacca, sì, dopodiché però si sente perché i suoi 170 passa grammi si sentono, e è molto alto, e quindi anche messo nella tasca della giacca, insomma, è percepibile. Dopodiché quando iniziate a utilizzare questo display non tornate più indietro. Va bene, per questa prima recensione dei nuovi iPhone direi che è tutto. Poi faremo dei confronti molto più approfonditi e li metteremo un po' più sotto stress. Ma intanto vi abbiamo detto quali sono le novità e secondo noi qual è il criterio d'acquisto. iPhone 6, per chi per esempio arriva dal 4, dal 4S e anche dal 5, dal 5C, e insomma non vuole un display eccessivamente luminoso, ma vuole gran parte, il 95% delle novità di Apple. iPhone 6 Plus per chi arriva dal 5S, per chi vuole il massimo della tecnologia e non ha problemi di trasporto in tasca, in borsa o comunque lo voglia mettere. Direi che per il momento è tutto e vi rimando a presto sul canale YouTube di cellularemagazine.it. A presto, ciao da Luca.